La sovranità è la sovranità fisica, vuol dire che tu non puoi scegliere sul mio corpo cosa fare. Quindi sono già Novax e no Green Pass. Non c'è bisogno che vado a creare un'etichetta. La sovranità è sovranità economica, vuol dire che io la mia moneta non te la lascio gestire a te, sono già Italexit. La sovranità è spirituale, vuol dire che io non ti permetto di spaventarmi per utilizzare la shock economy, perché sai bene che attraverso la mia paura tu vai a condizionare gli eventi che io incontrerò nella vita, perché loro la fisica quantistica la conoscono bene. Loro non vogliono manipolare il mercato dell'energia, come ci fanno credere, della bolletta che arriva a casa. Loro vogliono manipolare l'energia umana, quella che scorre tra gli esseri umani, perché è di quella che hanno paura. E lo fanno appellandosi alla fisica quantistica. Se io ti spavento, se io ti terrorizzo, tu andrai ad incidere sugli eventi che incontrerai nella tua vita e li modificherai. E noi su questo dobbiamo capire che questa è la nostra forza ed è anche quello che non li ha fatti mai vincere. Quindi io un messaggio di ottimismo ve lo voglio dare: non vinceranno, non lo hanno mai fatto. Smettiamola di stare sempre a piangerci addosso: sono troppo forti, gli italiani sono troppo stupidi, non capiranno. Avete ragione su tutto, ma non vincono, perché avrebbero vinto negli anni 90, quando avevano l'operazione Gladio in Italia, avevano in mano tutto. Chiunque si opponeva saltava in aria in due minuti, ma saltava in aria fisicamente, non dal web. Avevano l'operazione Condor in Sud America, l'ho raccontata nel mio libro Il Dico Rivoluzionario, rovesciavano i governi dal giorno alla notte per imporre dittature, ma dittature vere, non quelle nascoste come quelle che stiamo vivendo oggi. E non hanno vinto perché non possono arrivare a manipolare più di tanto l'energia umana se noi non ci lasciamo fregare. E a Napoli si dice canisciune fesse. E allora cominciamo a capire che siamo noi italiani.